Questa macchina potete scegliere di guidare solo con la trazione anteriore oppure solo con la trazione posteriore, ma avete anche altre 9 posizioni intermedie con cui impostare la ripartizione di coppia passando alla trazione integrale. Poi c'è la modalità End Drift Optimizer che assiste il pilota con i controlli di trazione e stabilità, l'erogazione del motore e il differenziale elettronico a controllo limitato per darvi il giusto angolo di sbandata, di imbardata e anche lo slittamento del motore elettrico che possono arrivare a 21.000 giri come limitatore. E non c'è un cambio tradizionale, ma comunque potete scegliere di guidare come se ci fosse un cambio, per esempio tenendo la marcia fino al limitatore, oppure scalando per sentire la doppietta. Gli ingegneri hanno progettato così la Hyundai Ioniq 5N per riprodurre quelle sensazioni che il pilota si aspetta di provare quando guida un'auto sportiva. Cerchiamo di capire insieme perché in questo video. Cosa vuol dire che una macchina è bella da guidare? Scommetto che quando tirate fuori questo discorso con gli amici al bar si finisce sempre a parlare di potenza dei motori, cavalli, accelerazione 0-100, velocità massima. Invece quello che è importante per guidare una macchina divertendosi è sostanzialmente lo sterzo, i freni, le sospensioni, l'assetto, che sono le cose che ti permettono di sentire le reazioni dell'auto, entrare in contatto con la dinamica del veicolo, a prescindere dallo schema meccanico e dal tipo di motore. Questo in passato veniva trattato anche con auto un po' di nicchia, con motori diesel, mi ricordo alcune BMW diesel oppure delle Panamera che, nonostante non avessero il motore a benzina, erano belle da guidare, e si inizia a fare questo tipo di discorsi anche con le auto elettriche, per cui sostanzialmente fino ad ora invece si è parlato solo di cavalli, prestazioni, mentre è giusto anche focalizzarsi sulle doti telaistiche e sulla messa a punto per andare a sentire dov'è il piacere di guida. La Ioniq 5N è stata sviluppata dal reparto sportivo di Hyundai, il reparto N, che è stato presentato nel 2014 con l'arrivo anche dell'ingegnere Albert Biermann, un tedesco che fino ad allora aveva progettato le BMW sportive del reparto M, e che ha tirato fuori anche macchine molto apprezzate dagli appassionati come la i30N e la i20N, che tra l'altro non avranno più eredi con motori termici. Questa Ioniq 5N mi ha fatto anche venire in mente, come prestazioni su strada, un po' la capacità che ha una macchina in particolare, che è la 911 Turbo. Siamo intorno, per tutti e due, per questa Hyundai e per la Porsche, ai 600 cavalli di potenza, anche di più, 700 Nm coppia, una trazione integrale che è spostata sul retrotreno. Qui, come vi accennavo, ci sono 11 ripartizioni della trazione, e in generale quindi sono curioso di andare a sentire come riesce a mettere a terra queste doti dinamiche una macchina che ha due motori elettrici, anteriore 226 cavalli e posteriore 383 cavalli, per un totale di 609 cavalli con 740 Nm, oppure con la funzione di boost 650 cavalli e 770 Nm, 0-100 3,4 secondi oppure 3,5 secondi senza la funzione di boost, e velocità massima di 260 all'ora. Prima di continuare a guidare vi faccio vedere qualche dettaglio più di vicino della Ioniq 5N, che è un po' più grande della Ioniq 5 da cui deriva. In particolare è un pelo più lunga perché i paraurti sono stati ridisegnati per questioni aerodinamiche, è più larga ma è anche più bassa. In particolare la larghezza è 1,94 m oppure 2,15 m considerando gli specchietti aperti, è alta 1,59 m, quindi diciamo un po' a metà tra una tradizionale berlina e un crossover, ed è lunga 4,72 m con un passo decisamente lungo per la categoria, siamo a quota 3 metri. E poi ci sono degli elementi stilistici e anche funzionali dedicati alla sportività di questo modello. In particolare le prese d'aria anteriori sono state riviste per avere un migliore raffreddamento. Le colorazioni sono
dedicate al reparto sportivo N, anche le grafiche, questi dettagli cromatici, ruote da 21 pollici con cerchi forgiati e gomme allargate anche, 275/35. In particolare è interessante questo scorcio che vi fa vedere la sezione del battistrada con il passaruota tagliato. E poi dietro, vi dicevo, lo si percepisce, vedete, i centimetri in più sono dati anche in particolare da questo estrattore del paraurti posteriore. Anche lo spoiler è stato maggiorato e si ritrova un elemento caratteristico delle Hyundai N, delle sportive, che è la luce di stop triangolare. L'abitacolo è stato rivisto con questi sedili sportivi belli avvolgenti e anche delle nuove grafiche personalizzate per la strumentazione, con i due schermi digitali da 12,3 pollici e il volante che per la prima volta su una Hyundai ha il logo N, con questi quattro tasti che vanno a richiamare le modalità di guida, quindi Eco, Normal e Sport, mentre questo invece è la funzione di Boost, che aumenta le prestazioni per una decina di secondi, e poi i due tasti N per andare a personalizzare le modalità, le funzioni N, diciamo, di guida. Quindi vedete il riassunto qua sulla sinistra e poi potete andare a personalizzare, vedete, custom 1 e custom 2, una serie di parametri, l'erogazione del motore, la risposta di sterzo, le sospensioni, la taratura del differenziale elettronico, i controlli di trazione e stabilità e anche questa tecnologia di cui parliamo meglio dopo, che è legata alla simulazione del funzionamento di un cambio meccanico e anche del suono. E quindi, avendo questa possibilità di personalizzazione rispetto ad altre auto che spesso critichiamo, che non danno al pilota l'opzione di potersi cucire addosso la macchina, devo dire che Hyundai, il reparto N, continua a tenere conto di questa cosa. Per il resto lo spazio dietro è sempre molto apprezzabile, grazie al passo e anche alla possibilità di regolare lo schienale e i sedili posteriori. Anche il bagagliaio continua ad avere una capacità di 4,80 m. E poi un ultimo dettaglio, vedete qua c'è un'imbottitura, un cuscino per potersi ancorare con il ginocchio nella guida sportiva. E adesso andiamo in pista per vedere meglio le sfumature di comportamento di questa IONIQ 5N. Per farci provare questa IONIQ 5N, Hyundai ha scelto il circuito di Castellolì vicino a Barcellona, molto interessante perché ha tanti saliscendi, non è piatto, quindi si possono esplorare i limiti di comportamento dell'auto, ma simula anche bene un percorso stradale, quindi tutte le reazioni della macchina. Tra l'altro ci ha girato in passato anche con sportive da riferimento come la Toyota GT86, e in testa ho anche riferimenti di alcune auto elettriche sportive come la Porsche Taycan, l'Audi e-tron GT, le Tesla Performance o Plaid, per darvi dei commenti su questo progetto, che è davvero interessante, a partire dal modo con cui i tecnici hanno voluto gestire termicamente la batteria, il precondizionamento sia a livello di impianti di raffreddamento dedicati, radiatori o condotti, ma anche per le gestioni, le logiche che anche il pilota può scegliere, per esempio per attraverso le modalità di guida, per privilegiare ad esempio un utilizzo sprint, magari hot lap, oppure time attack, quindi cercare il tempo, oppure più sessioni di track day di 20 minuti o in ottica endurance, quindi mantenere la prestazione per lungo tempo, con l'obiettivo di progetto di poter fare due giri tirati del Nürburgring, quindi una quarantina di chilometri, con un'altra funzione molto interessante che va a lavorare sulla dinamica di guida di un'elettrica, che è quella che si chiama N-Pedal, quindi andare a lavorare su come l'auto trasferisce il peso andando a inserire la macchina, a frenare, inserire per caricare bene l'avantreno, e poi anche andare a gestire la fase di accelerazione, quindi in percorrenza e in uscita,
tra l'altro anche con il differenziale a controllo elettronico che simula un autobloccante e anche altre funzioni divertenti molto interessanti. Poi ci sono dei controlli elettronici che vi permettono di fare delle derapate controllate, di guidare di traverso senza il rischio di andare in testa a coda. E poi un gran lavoro è stato fatto anche sui freni, perché fino a 0,6 g di decelerazione interviene la frenata generativa, quindi il freno motore elettrico e poi l'impianto meccanico, e anche questo contribuisce a far utilizzare al massimo le prestazioni di questa sportiva elettrica in un uso intenso in pista, con tra l'altro dei dischi alleggeriti da 400 mm davanti, pinza fissa, 4 pistoncini, oppure 360 mm dietro e pinza monopompante. La risposta del pedale è abbastanza consistente, lineare. Quando si arriva un po' più al limite diventa un pelo spugnoso, ma tenete anche conto che il peso qua supera i 2200 kg. E poi l'altra cosa davvero interessante che sentite mentre sto guidando è tutto il lavoro che è stato fatto per andare a simulare il funzionamento di una trasmissione vera, di un cambio doppia frizione, 8 marce in questo caso, poi accompagnato anche dal suono del motore che emula quello del 4 cilindri turbo della Hyundai i30N, ma il discorso non è tanto quello di un videogame, qui è proprio bella la sensazione di erogazione lineare che ha un'auto termica rispetto a un'elettrica, che invece ha un effetto più on-off sull'acceleratore, e anche dà dei riferimenti al pilota nella guida impegnata. Ad esempio ci hanno detto i tecnici che in alcuni test comunque dei piloti magari bravi ma non professionisti vanno più forte con questa simulazione del motore termico rispetto ad avere invece la modalità elettrica, che in realtà dà più prestazioni. Adesso la metto, sentirete che cambia il suono, ecco. E anche la risposta, io non posso più cambiare, però la risposta dell'acceleratore è molto più immediata, non ci sono i buchi di coppia simulati dalle cambiate, e questo d'accordo a livello di freni numeri è meglio, però l'essere umano è fatto di sensazioni, di parametri, di riferimenti, di feedback, e quindi adesso lascio passare gli altri colleghi per diamo delle rotazioni qua in pista, e rimetto, quindi approfitto per rimettere la modalità che mi è piaciuta molto, questa della cambiata, perché è stata fatta veramente bene, da dei contraccolpi e anche una bella gestione dell'acceleratore. Per esempio posso tenere magari una marcia più lunga e andando a chiamare la potenza simula proprio quello che succede con un'auto termica, e mi permette di capire meglio, vedete, anche andando ad aumentare progressivamente sul pedale come reagisce poi la macchina. Per il resto il suono è uno dei più riusciti a livello di riproduzione nell'impianto audio rispetto a emulare il motore termico, ma più che altro, ripeto, la sensazione fisica di accelerazioni, vedete, e anche di come posso andare a gestire in queste curve strette magari dei cambi di aderenza tra avantreno e retroterreno, dei sovrasterzi, rispetto a avere invece una, guardate, vedete, una risposta troppo nervosa del motore elettrico. E poi ovviamente il reparto sportivo N è andato a lavorare sulle sospensioni, in particolare gli ammortizzatori, sul piantone di sterzo che è stato rinforzato per essere più sensibile, più reattivo, dei freni vi ho già detto, e anche la scocca è stata irrobustita sia come punti di saldatura che anche nell'uso di incollaggi. E quindi, al di là appunto di andare a gestire l'inerzia, da comunque, vedete, con una buona fiducia posso anche mantenere la marcia fino al limitatore, permettere alla potenza alla ripartizione di coppie di passare, vedete, tra l'altreno e il retroterreno con queste sbandate controllate. E questo nella guida veramente impegnata in pista. Però siccome questa pista ha questi saliscendi, qui attorno a Barcellona abbiamo anche guidato su strade di colline di montagna molto interessanti, veramente la macchina
e ti invoglia a giocare, ad usare quelle traiettorie. Uno dei problemi è che questa simulazione di un elemento reale a cui siamo abituati, che sono le cambiate e la variazione di coppia e quindi i contraccolpi che ci fanno capire quanto forte stiamo andando in base alle marce oppure anche a quanto schiacciamo sull'acceleratore, ti impediscono di andare ad accoppiare altre funzioni interessanti, come ad esempio la ripartizione di coppia tra avantreno e retrotreno, che vi ho raccontato e che abbiamo anche utilizzato giocando con l'auto per fare i traversi del drifting, oppure anche quando si va a selezionare modalità belle come quella del land pedal, che quindi va a giocare sulla ripartizione della frenata per caricare di più l'avantreno, avere una macchina più agile e poi anche gestire bene l'auto in accelerazione, disattiva in automatico invece la modalità di simulazione della cambiata. Questo è un po' peccato, ma è anche una conseguenza inevitabile sul fatto che l'elettronica sta già simulando il funzionamento dell'erogazione del motore come se fosse un'auto termica con le cambiate, e non riesce anche ad andare a sovrapporre quest'altra logica. In più, siccome poi alla fine dà una bella confidenza, come ho fatto vedere qua, qualche derrapata controllata anche nella guida impegnata al limite, non solo per fare drifting in un piazzale, alla fine viene naturale guidarla un po' come fosse una hot hatch 4x4, una hyper hatch. Però ecco, lì vengono fuori un po' le dimensioni su strada, dico, su una strada bella di montagna e collina, perché comunque la macchina è larga 2 metri, ha un passo di 3 metri, è anche, vedete, molto divertente, comunque un peso di 2200 kg, e in più, avendo nell'orecchio e nel corpo le sensazioni delle frenate, delle cambiate, delle accelerazioni, si prende confidenza e bisogna stare più attenti nel battezzare bene l'ingresso in curva e la velocità per non arrivare lunghi e magari smusare, oppure accelerare troppo presto e poi trovarsi larghi a scivolare sulle quattro ruote. E poi anche trovo un po' poco intuitivo andare a parametrizzare tutte queste funzioni che vi ho raccontato, che sono interessanti, perché sì, ci sono delle scorciatoie sul volante con questi tasti, però comunque poi bisogna andare a finire su delle impostazioni nel touchscreen, e come vi ho detto, alcune molto belle che aiutano il pilota non sono sovrapponibili con quella principale, che è questa di questa simulazione meccanica. Quindi anche questo è un piccolo, diciamo, è un elemento, questo è un primo passo per andare a lavorare su un'auto elettrica per renderla sportiva come comportamento. E il suono, sì, fino adesso l'abbiamo visto su altre auto un po' come un videogame, qui comunque contribuisce a darvi un senso di prestazione e di quanto potete giocare e spingere sulla macchina. Ecco, magari dentro si può aumentare il volume, adesso ve l'ho messo al massimo in pista per farvelo anche sentire un po' di più, anche nelle scoppiettate, diciamo, come se ci fossero degli overrun in scalata, ma fuori invece magari a volte abbiamo provato a sentire con i finestrini giù altre auto che passavano, di colleghi, magari per avere una percezione ancora migliore, non tanto per chi guida ma per chi sente passare questa macchina, sarebbe magari interessante avere un volume, diciamo, di questa simulazione del suono più alto. Mi rendo conto che questo argomento fa discutere, fa arrabbiare, come nel senso, avere un'auto elettrica, poi andare a cercare di emulare una termica sul suono, ok, posso capire che possa sembrare un po' finto, un po' fake, però abbinato in realtà a questa riproduzione molto riuscita di come l'auto cambia marcia e come anche l'erogazione del motore non sia semplicemente un interruttore on off come su altre elettriche, ma bello regolare, modulabile come su altre auto termiche, ecco, funziona il discorso del dare più fiducia al pilota. Per il resto vi dico ancora che la batteria
di questa Hyundai a 84 kWh, un'autonomia dichiarata in ciclo WLTP di 448 km, l'architettura è quella delle altre Hyundai elettriche a 800 volt con capacità di ricarica dal 10 all'80% ultra fast in circa 18 minuti, il tutto per un prezzo di quasi 77.000 euro, 77.000